Hai già inviato a SD fatture tramite PEC, portale fatture corrispettivi o altri software? Importale sul pannello di fatturazione elettronica per avere sempre a disposizione lo storico delle fatture inviate precedentemente. Seleziona il menu Fatture inviate e scegli Importa fatture inviate. I file devono essere in formato XML o P7M e possono essere contenuti in file zip. Se ti occorre, puoi importare insieme alle fatture anche le notifiche SD ricevute, ma non è obbligatorio. Potrai anche importare le notifiche in un secondo momento. Il pannello farà l'abbinamento tra la notifica e la fattura già importata. Ricorda però che le fatture importate senza notifiche saranno sempre in stato emessa e consegnata. Proseguiamo. Seleziona i documenti. La dimensione massima dei singoli documenti da importare è di 5 MB. Puoi caricare massimo 300 documenti per volta e con dimensione massima di 30 MB. Se i file sono corretti, vedrai una spunta e potrai proseguire. Lascia attiva l'opzione Crea automaticamente i clienti non presenti in anagrafica con i dati presenti in fattura. In questo modo sarà il sistema a creare l'abbinamento tra queste fatture e i clienti che hai salvato in anagrafica. Se le fatture che hai importato presentano errori, dovrai correggerli e reimportarle nuovamente. Apri il dettaglio degli errori per vedere cosa devi cambiare. Se non ci sono errori, potrai concludere l'import. Se ti occorre, puoi eliminare uno o più file tra quelli in elenco. Ora clicca Importa. Potrai riconoscere subito le fatture importate perché hanno questo simbolo a fianco del numero della fattura. Puoi fare tutte le operazioni che desideri, ma potrai eliminarle solo fino a quando non saranno conservate. Le fatture importate non sono inviate a SD, ma solo caricate sul pannello. Se invece desideri caricarle e inviarle a SD, usa la funzionalità Carica fattura.